Buongiorno, il mio nome è Paola Castelli, sono una psicologa e una psicoterapeuta cognitivista. In questa breve video lezione parleremo delle reazioni emotive di fronte a una catastrofe naturali, quali sono e come affrontarli almeno in un primo momento. Quali sono, dunque, le persone vittime di un evento traumatico? Hanno uno stravolgimento del loro stato mentale, emotivo, affettivo, relazionale e si trovano in una condizione di allarme continua, costante. A queste persone tutto sembra irreale, le cose che dicono non può accadere proprio a me, oppure sembra ingiusto, perché sta accadendo proprio a me? Recentemente abbiamo avuto una catastrofe naturale in Italia, che è il terremoto nel centro Italia, e queste erano le frasi che più frequentemente si sentivano dalle persone poco dopo l'evento accaduto. Quali sono le reazioni possibili? Le reazioni possibili sono due sostanzialmente, due principali. C'è una prima fase di shock che può durare da pochi minuti a diversi giorni e può ricomparire anche successivamente, in cui le emozioni possono essere appiattite, offuscate, quasi non si sentono, c'è un senso di irrealtà, un senso di disorientamento e questo è dovuto alla capacità della mente in qualche modo di dissociare l'evento, di negarlo, ed è un modo per la nostra mente di attutire l'impatto dell'evento catastrofico che è accaduto. Ma poi l'impatto arriva e si possono sperimentare emozioni molto intense, emozioni di confusione, di agitazione, di ipersensibilità a qualsiasi stimolo. Ci si può sentire continuamente in pericolo. Tipica è la reazione di startle, quella reazione per cui una persona sobbalza di fronte a qualsiasi stimolo imprevisto che in precedenza non avrebbe creato nessuna reazione di allarme. Ma entriamo un pochino più dentro a queste reazioni e vediamo quali sono le reazioni più comuni. È molto comune avere pensieri ed immagini intrusive, per esempio riguardo al terremoto, rivedere le pareti delle case che crollano davanti agli occhi, oppure sentire le grida delle persone, o ancora risentire il boato subito prima che la terra tremasse. Un'altra reazione molto comune, dicevamo, è questo senso di estraneità della realtà, questo senso di disorientamento. La tendenza a evitare pensieri, sensazioni ed ogni cosa che ci ricorda l'evento. Un'altra reazione è avere una serie di pensieri negativi, un umore molto depresso. Dunque, incominciare ad avere delle credenze e aspettative su di sé e sul mondo negative, generalizzate. Per esempio, sentire di non andar bene, di essere sbagliati, sentire che tutto il mondo è pericoloso. Un'altra reazione sono dei sintomi di iperattivazione, cioè avere difficoltà ad addormentarsi o frequenti risvegli durante la notte. Sentirsi irrequieti, sentirsi irritabili e poi avere delle persistenti emozioni negative, continuamente paura, rabbia, orrore, vergogna e anche senso di colpa. La colpa è un'emozione molto più frequente di quanto non si creda di fronte a questi eventi catastrofici, soprattutto da parte delle persone che hanno subito meno danni. Se pensiamo al terremoto, chi non è rimasto ferito, chi non ha avuto lutti, chi non ha avuto la casa crollata, non sta meglio degli altri. Spesso si sente in colpa, e questa è la colpa del sopravvissuto. Si sente in colpa rispetto a chi è stato maggiormente danneggiato. Un'altra reazione molto comune è la diminuzione di interesse di fronte ad attività che prima erano considerati piacevoli. Cosa fare? Come affrontare, almeno in un primo momento, queste reazioni?
La prima cosa da fare è aiutare queste persone a riconoscere le proprie reazioni emotive e le difficoltà che si possono avere durante e dopo un evento catastrofico. Dunque, normalizzare ciò che provano, aiutarli anche a osservare, a guardare alle proprie reazioni senza giudicarsi. Spesso le persone si giudicano negativamente per come si sono comportate, magari dicono avrei dovuto aiutare il mio vicino, non sarei dovuta scappare ignorando gli altri, oppure se sono rimaste paralizzate non sono stato in grado di muovermi, eccetera. Dunque è molto importante aiutarli a osservare, notare, riconoscere queste reazioni senza giudicarsi. Un'altra cosa utile è parlare degli eventi critici successi dell'evento e aiutandoli a allentare la tensione emotiva. Parlare è molto utile perché aiuta a riorganizzare il ricordo dell'evento e a dargli un significato. Un significato che spesso, quando si è stati, diciamo, durante l'evento, si è subito una catastrofe, un evento in cui ci si è sentiti minacciati nella vita, spesso il ricordo è frammentato ed è difficile riorganizzarlo e dargli un senso. Un'altra cosa importante è aiutarli a ristabilire il prima possibile il contatto con luoghi, persone, situazioni della loro vita e anche una routine quotidiana che sia in qualche modo per loro prevedibile. Inoltre è utile invitare queste persone a limitare l'uso dei media, spesso per cercare di dare un senso a quello che gli è successo, le persone vittime di catastrofi naturali, soprattutto se sono catastrofi collettive, stanno incollate alla televisione, a internet e cercano di raccogliere più informazioni possibile, ma facendo così non si rendono conto che si accumulano stimoli stressanti in una situazione in cui, in una condizione in cui loro sono già altamente stressati. Dunque è bene aiutarli a comprendere che è meglio limitare queste informazioni magari a uno o due brevi momenti della giornata. Un'altra cosa importante da fare è aiutarli a riconoscere che ciò che è accaduto e che non è possibile cambiare certe circostanze. Ma questo permette poi di focalizzare l'attenzione su ciò che invece è possibile modificare. Vediamo quali sono ora le reazioni più comuni nei bambini. I bambini hanno come reazioni, molto più degli adulti, dei sintomi fisici. Possono presentare vomito, enuresi, diarrea, eruzioni cutanee, inappetenza, disturbi del sonno. Possono avere comportamenti iperattivi, essere agitati, aggressivi, irritabili. Anche loro hanno ricordi intrusivi, fanno richieste insistenti alle figure adulte, hanno paure nuove rispetto a quelle che già avevano, paure, oltre alla paura dell'evento, anche nuove paure, in particolare nelle ore serali. Tendono anche i bambini ad evitare luoghi, oggetti che ricordano l'evento, non vogliono parlarne, e non vogliono ricordare quanto hanno sperimentato. Hanno difficoltà a concentrarsi, difficoltà a staccarsi dalle figure di riferimento e spesso senso di colpa per quanto è accaduto. Cosa fare con i bambini? Innanzitutto è molto importante, anche con i bambini molto piccoli, bambini pure di 3 anni, dire la verità attenendosi ai fatti. Naturalmente bisogna usare delle parole semplici e adeguate alle diverse età. Sarà diverso ciò che l'adulto dirà a un bambino di 3 anni da ciò che potrà dire a un ragazzo di 14-15 anni. Comunque non bisogna alleggerire i fatti o fare ma neanche fare congetture su ciò che è accaduto o che sarebbe potuto accadere. Non bisogna dilungarsi però sulla dimensione o sulla portata dell'incidente, soprattutto se i bambini sono piccoli, e bisogna sempre sottolineare che si trovano al sicuro. Bisogna lo ricordare loro che ci sono persone fidate che si stanno occupando delle conseguenze dell'evento.
E poi lasciarli parlare quando hanno bisogno di esprimere i loro sentimenti, cercando di cogliere qual è il momento in cui loro hanno voglia di parlarne e rassicurarli continuamente quando manifestano sensi di colpa. Grazie.